Ciao a tutti, sono Luca e oggi volevo parlarvi del gioco. Il gioco è una delle prime forme di apprendimento, fondamentali per un corretto sviluppo psicofisico del cucciolo e determinante per il suo sviluppo sociale. Il gioco può essere di tipo conspecifico o di tipo eterospecifico. Il gioco di tipo conspecifico è il gioco tra cane e cane. Il gioco di tipo eterospecifico è il gioco tra un cane e un'altra specie. Possiamo giocare con oggetti vari e idonei con i nostri cani, per esempio la palla, la treccia, il legno, oppure possiamo giocare maneggiandoli fisicamente. I cani tra loro sono molto fisici quando giocano, più c'è relazione, più aumenterà la fisicità. Un altro beneficio di un sano gioco per un cane sarà quello di allenare continuamente ad esercitare i propri autocontrolli. Questa è una condizione fondamentale per il corretto equilibrio del soggetto.